Addirittura un relitto a mare che ha colto l'attenzione dei bambini. Augusto Coppola, questa è la situazione proprio nel porto, nel diporto di Forio. Da anni è così, ci sono due relitti di barche affondati, anche questi segnalati e mai rimossi. Come ci sono ferri, cime, c'è di tutto, diciamo, su questo versante. Guarda un po' quella è l'aspirazione dell'antincendio, lì collegata a quella boa rossa, se la riprende, e neanche questo mi sembra un modo di. Poi dicono che loro sono al top, questo è il top. A me sembra quasi che loro hanno organizzato l'area per quanto riguarda l'aspetto commerciale, però poco hanno fatto per intervenire Diciamo che c'erano sull'area molte cose che andavano, ambientale. sicuramente andavano fatti molti interventi che non sono stati fatti, Lì sulla. Accuratezza, problemi economici che non portano a farli, oppure altro, secondo te? Io penso problemi economici no, però viste le segnalazioni fatte, visto che non cambia nulla, strafottenza. Penso proprio di sì, penso che sia strafottenza questa qua. Manca anche l'impulso da parte dell'amministrazione. L'amministrazione sicuramente manca, l'amministratore, l'amministrazione è socia della Marina della Gioverta, però insomma, ha anche un ruolo istituzionale che non deve dimenticare.